E cercherò di esporvi sinteticamente cos'è l'ecosistema digitale del turismo e quali opportunità offre agli operatori del territorio. Dietro di me potrebbe partire una slide molto semplice, possiamo passare anche alla successiva, che dà un overview di che cos'è un ecosistema digitale turistico. Abbiamo sentito più e più volte di continuo parlare di ecosistemi, ma spesso e volentieri si ha difficoltà a capire che cos'è realmente. Un ecosistema è una banca dati dove in primis facciamo un'attività di recupero di tutto ciò che è l'offerta territoriale turistica. E come lo facciamo questo? Lo facciamo su tre livelli. Il primo livello, e vado in crescita di importanza, il primo livello è attraverso una sponsorizzazione tecnica con i grandi operatori del turismo, i vari Booking.com, Expedia, Musement, TicketOne, TheFork, quelli su cui tutti noi siamo abituati ad andare a recuperare informazioni. Loro ci danno tutta la base dati, tutte le loro offerte. Facendo un passo superiore, andiamo ad aggregare tutte le offerte già recuperate dai siti territoriali, dai siti delle camere di commercio, dai siti delle agenzie turistiche, quelle che sul territorio, che conoscono il territorio e sanno se quell'evento è importante o meno, se quella manifestazione verrà riprogrammata, se verrà fatta un'offerta speciale. E come terzo livello andiamo a intercettare quella che definiamo offerta polverizzata. Cosa significa offerta polverizzata? Tutto quel sistema di si accennava prima, guide turistiche, cantine, operatori che offrono un viaggio sul lago, sorvolare le Alpi in elicottero, qualsiasi attività che può essere legata al cicloturismo o al food. Questo è il terzo filone che attraverso delle maschere di caricamento molto semplici, e quindi c'è la maschera di caricamento per le guide, la maschera di caricamento per le offerte legate al cicloturismo, permette all'operatore di essere responsabile della propria esposizione, della propria visibilità. Avrà un suo account, potrà caricare la propria offerta, potrà modificarla, potrà gestirla. Questo ovviamente con una supervisione dei soggetti del territorio e quindi in primis della Camera di Commercio. Che cosa ci si fa poi con questa banca dati recuperata? La si espone, la si veicola su vari verticali, su vari canali. Dietro di me vedete i primi già attivi, gli InfoPoint, il portale della regione che poi successivamente vi presenteremo. Entro il fine del mese tutti gli InfoPoint riconosciuti della regione saranno dotati di totem e sui totem verranno riproposti quei contenuti, ma soprattutto è importante la fase 2, quella che vedete dietro di me che coinvolge gli operatori economici. Qual è a chi fa la prima domanda il turista che arriva su che cosa posso fare? La fa all'agenzia turistica, all'hotel, al soggetto che va a incrociare e quindi questa mole di offerta che andiamo a recuperare verrà messa a disposizione attraverso una maschera di ricaricamento di ricerca velocissime di tutti i soggetti. Vi faccio un esempio molto semplice: ad oggi i poli fieristici della Lombardia non promuovono altre offerte a tutti i congressisti che vengono. Con questo strumento molto semplice si potrà dare, inviare, stampare delle offerte ad hoc per ogni singolo soggetto che arriverà sul territorio, ma anche il cittadino stesso. Giustamente Sergio faceva riferimento al turista straniero, ma non dimentichiamoci che la maggior parte del turismo della Lombardia è generato da italiani e da lombardi, quindi anche in quel caso dobbiamo specificare e pensare bene qual è il nostro soggetto principale. Questo è in estrema sintesi l'operazione che fa un ecosistema, ma che quali sono gli strumenti che possono essere messi a disposizione in più dell'ecosistema? Se possibile passare alla slide successiva. Qui vediamo le
aree principali di funzioni che stiamo implementando. La prima è il recupero di tutte le informazioni dal territorio, gli eventi, i punti di interesse, già ad oggi, e consiglio a tutti quanti di andare sui propri store con i vostri cellulari, scaricare l'app che si chiama Pass in Lombardia, è uno strumento semplicissimo per invogliare il cittadino e il turista a visitare la nostra regione, a fare il check-in nei luoghi di interesse più belli della Lombardia e a entrare in un sistema di gaming che poi porterà a una serie di premi. Punti di interesse, itinerari, questo lo facciamo tra l'altro con un lavoro importante, perdonatemi se mi dilungo un po' sul tecnico, con questi famosi standard. Ci siamo parlati spesso sugli standard tecnologici, qualcuno di voi avrà sentito questa parola strana che si chiama E015. Che cos'è E015? È semplicemente l'inglese delle banche dati. Volete che la vostra offerta, i vostri eventi, il vostro sito possa essere facilmente recuperato, facilmente disponibile? Bene, basta trasformare i propri dati in questo standard tecnologico che si chiama E015 ed è possibile accedervi in maniera totalmente gratuita per poi attaccare i servizi. Ma il lavoro che c'è dietro riguarda altre tipologie di standard, cioè quelli qualitativi dell'offerta. Ad oggi, se andate sui vari siti, ci si trova una foto piccola, la descrizione di un carattere nell'altra parte di 700, non è georeferenziata, non c'è inserito il momento di apertura. Il lavoro importante che questo ecosistema permette di fare è di avere degli standard di qualità. La foto deve essere utile, bella, che può essere visualizzata bene dal cellulare, dal sito, desktop. Le informazioni devono essere assolutamente georeferenziate, ci deve essere indicazione di quando apre e quando chiude un punto di interesse, se no non venite caricati. È questo che si parla quando l'operatore è lui che deve essere, diciamo, fautore del proprio destino e fautore della propria esposizione. Perché se il dato non viene inserito in maniera corretta, si scompare. E questo si porta dietro una cosa importantissima legata a internet. Cosa ha portato internet nel mondo del turismo? Due cose. La prima è che il turista è una persona che si informa e quindi vuole andare a capire che cosa posso fare, qual è l'offerta dedicata a me. E la seconda è che siamo a livello di una competizione mondiale. Il giapponese, ma anche il francese, quando decide di dove andare in vacanza, mette in competizione la Lombardia e i settori e le location della Lombardia con altri paesi del mondo. E quindi lo standard deve essere alto. Se non è alto, si perde in questa competizione. Ma torniamo alle aree funzionali. Oltre al recupero di tutte le informazioni e all'offerta di come abbiamo descritto, viene messo a disposizione degli operatori, del cittadino e delle istituzioni altre tre aree principalmente. Quella relativa all'assistenza del cliente, del turista, che abbiamo detto prima, domanda e risposta, arriva il turista all'info point, arriva il cittadino business, l'operatore business all'hotel e fa la domanda che cosa posso fare oggi, non riceve la lista testuale senza link, senza disponibilità di tutti i ristoranti del territorio, di tutti gli alberghi del territorio, di tutti i musei del territorio, ma riceve puntualmente una serie di elenchi di offerte dedicate a lui, disponibili nei giorni in cui ha bisogno lui e soprattutto prenotabili. Questo in una semplice maschera di caricamento e di risposta a disposizione di operatori economici e operatori degli infoport. Il secondo servizio è B2B, cioè un marketplace, scusate la parolaccia, una piattaforma dove chiunque, e ho Paola in seconda fila che mi riprende se uso troppi inglesismi, una piattaforma dove qualsiasi operatore economico, qualsiasi istituzione può caricare un'opportunità di business, un'opportunità di visibilità. Esempio pratico, la Camera di Commercio di Varese sta organizzando un blog tour sul territorio, lo mette a disposizione, lo fa presente all'interno di quest'area B2B e magari un territorio limitrofo o un operatore vede l'opportunità, si
innesta in tale opportunità e magari dice contribuisco economicamente e aggiungo una giornata in più e i blogger vengono anche da me. Questo perché l'obiettivo principale, tornando al tema di essere competitivi a livello mondiale, è di fare sistema. La forza che ha un singolo territorio rispetto alla forza che ha tutta la regione insieme è imparagonabile, è totalmente su due piani diversi. E poi arriviamo al dato. Fino ad oggi, e col turismo 5 avremo un salto qualitativo importante, e va da sé che tutte le informazioni che vengono recuperate a turismo 5 sono ovviamente interoperabili e comunicanti con l'ecosistema digitale turismo, ma le informazioni, i dati e le fotografie che vogliamo dare non è come è andato il tuo hotel 2 anni fa, che probabilmente tu come operatore già sai se è andato bene o male, ma ti vorrei dare delle indicazioni puntuali di che cosa sta succedendo, di che cosa è andato bene o male il mese scorso, ma soprattutto aggiungendo una notizia importante, il perché è andato male o bene, perché sono arrivati più turisti di quel settore o meno, di quel paese o meno, perché abbiamo tutti gli eventi nella regione, quindi ti posso dire se il tuo territorio in quella settimana era scarico di eventi rispetto al territorio limitrofo, uno strumento che possa essere utile agli operatori anche per programmazione. La singola proloco che vede che intorno a sé nel weekend successivo c'è un'esplosione di eventi, magari programma la sua iniziativa il weekend ancora dopo. Ora, buttiamo via le slide, andiamo live sul portale, perché poi secondo me è importante riuscire a capire quali sono le opportunità e che cosa andiamo a vedere. Questo qui che vi presentiamo in anteprima, e vedete bene che si chiama Beta in Lombardia, quindi non è la versione finale che puntiamo ad avere entro l'anno, entro il mese, dà ovviamente una overview generale, una visione di massima su tutta la Lombardia, e quindi i momenti sono di tutta la Lombardia in questa home page iniziale, i luoghi, ma dà la possibilità poi di andare in verticale su territori, su aree tematiche come le città, le montagne, aree turistiche come i laghi, oppure avere visualizzazioni per province. Come vedete, tutte le aree sono navigabili e avere un'offerta puntuale rispetto al territorio di interesse. Ma andiamo a vedere l'esempio, ad esempio su Varese. Quindi abbiamo una rappresentazione della città e del territorio, ma poi ci sono dei momenti, che cosa possiamo fare, che cosa possiamo vedere. Abbiamo dei punti di interesse, quali sono tutti indicati, quando vi parlavo prima di standard qualitativi, abbiamo una bella foto, abbiamo un punto di georeferenziazione preciso, abbiamo dei contatti con cui andare direttamente, abbiamo l'info point di riferimento, abbiamo delle fotogallerie personalizzabili, sappiamo dov'è e ovviamente cosa facciamo? Utilizziamo quello che tutti usano, cioè quando io dico portami qui non è che stiamo utilizzando cose semplici, usiamo Google Maps, la cosa più semplice, perché come diceva il presidente prima, la semplicità è veramente la cosa che vince, non c'è bisogno di un intermediario per spiegarmi come arrivare in un punto all'altro. Ma soprattutto è poi immediatamente per una fruizione mobilità legato a che cos'altro ho intorno. Se io sto vedendo e sto guardando che cos'è il palazzo, a fianco ho che cos'ho a 22 metri di distanza, 280 a 700, e qui posso continuare a scorrere avanti sempre con un isocrono più largo. Ma non ho solo i momenti, ho gli eventi che vengono caricati, che diciamo, quindi che cosa ho vicino a me, che cosa posso fare, e quando l'operatore carica il proprio evento viene caricato qui. Quando parlavo che vengono visti sui totem, viene vista questa informazione sul totem e sul totem di tutta la regione. Il soggetto che è a Lodi vede gli eventi di Varese, che fino ad oggi avevamo tutti il recinto limitato al nostro territorio.
Questo fino adesso abbiamo parlato di informazioni puntuali, luoghi ed eventi. Ma arriviamo all'operatore turistico, all'operatore commerciale. Qui, essendo una persona in beta, dobbiamo crescere, vedete ad esempio il frutto di una prima partnership di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè con Musement. Abbiamo un'attività puntuale, chiara, dove la disponibilità, la durata, il costo e il pulsante prenota. Subito, immediatamente, che l'utente può fare totalmente in mobilità dal suo cellulare. E anche qui poi viene rimandato su che cosa può vedere vicino a quell'attività. Vi faccio, visto che c'era l'esempio, qualche guida turistica in sala, adesso aspettiamo che finisca di caricare, ma come abbiamo pensato questo sistema e questa, come l'abbiamo implementato? L'abbiamo implementato facendo dei progetti pilota, perché è importante capire dal territorio se quello che stai proponendo è corretto o meno. E quindi abbiamo provato a dire, proviamo a fare qualcosa di utile per le guide turistiche. Ad oggi c'è un elenco, conosciuto o non, sul sito della Regione Lombardia dove si specifica che ci sono delle guide turistiche ufficiali. Ok. Ma perché non proviamo a dare uno strumento alle guide per caricare la loro offerta turistica? E quindi, con pochi clic e pochi minuti, noi abbiamo recuperato con un'offerta di oltre 260 itinerari delle guide turistiche prezzati, prenotabili, con l'indicazione puntuale di quando si può fare quell'itinerario, a chi è rivolto e che cluster è indicato, se quindi è sul food, sulla storia, sulla cultura, in maniera automatica, è la singola guida che carica la propria offerta. E poi c'è tutta la parte legata al dove dormire. Qui ho fatto una ricerca al volo sulla città di Varese e vedete che in automatico da Booking c'è tutta l'offerta che il territorio presenta. In pochi clic con la possibilità di prenotare. Non vi faccio l'esempio, qui spesso mi si chiede, ma recuperate informazioni solo da Booking? No, assolutamente no, ci sono sempre quei tre livelli di cui parlavamo. Operatori come Booking o grandi player, soggetti territoriali, e vi faccio l'esempio ad oggi sul territorio lombardo, un esempio semplificativo è livigno.eu, che è il soggetto che aggrega le strutture economiche alberghiere di Livigno, ci siamo collegati e quindi vengono esposte anche le offerte che ha Livigno.eu. Ma se ci fosse l'albergo che volesse caricare la propria offerta, le proprie disponibilità in maniera automatica, c'è la maschera per lui e verrebbe visualizzato anch'esso in questa rete. Quindi, qual è in estrema sintesi la vera opportunità e perché stiamo facendo questa attività? È quella di dare visibilità e di promuovere l'offerta economica, l'offerta turistica del territorio. Perché il vero successo di tutto questo lavoro è se l'operatore vende un servizio in più, se si riesce a dare visibilità e promozione a tale operatore, dove la pubblica amministrazione fa la corretta operazione di stimolo, ma principalmente di messa in contatto della domanda e dell'offerta. Spero di non essermi dilungato troppo e rimango totalmente a vostra disposizione per domande o dubbi e vi ringrazio dell'ascolto.